Nelle ultime settimane la casa del Grande Fratello ha visto un cambiamento significativo nelle relazioni tra i concorrenti. Dopo il rifiuto di Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato, Elena Prestes e Javier Martinez hanno iniziato a mostrare segni di affetto reciproco, suggerendo che la loro amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Gli abbracci e i gesti affettuosi tra i due non sono passati inosservati, alimentando le speculazioni tra gli spettatori e gli altri concorrenti. Fino a poco tempo fa, Javier passava molto tempo con Maria Vittoria Minghetti, creando una ship chiamata Mavier. Tuttavia, il ritorno di Tommaso ha cambiato le dinamiche. Maria Vittoria, insicura sulla sincerità di Javier, si è allontanata, mentre il giovane toscano ha mostrato un nuovo interesse per lei. Questo ha portato a un distacco improvviso tra Maria Vittoria e Javier, che sembra aver trovato in Elena una nuova compagna. Elena ha dichiarato di avere qualcosa di bello con Javier e i due sembrano sempre più intimi. Tuttavia, la situazione si complica quando Julia Bruschi cerca di seminare discordia, insinuando che Maria Vittoria sia gelosa di Elena. Nonostante ciò, la brasiliana affronta direttamente Maria Vittoria per chiarire la situazione, ricevendo rassicurazioni che la 31enne non è interessata a Javier. Questo scambio di battute ha alimentato il dramma nella casa, con gli spettatori divisi sull'autenticità della nuova relazione tra Elena e Javier. Molti fan sono scettici sulla genuinità del legame tra Elena e Javier, suggerendo che potrebbe essere una strategia per attirare l'attenzione dopo le precedenti relazioni. Con le emozioni che si intensificano e le alleanze che cambiano, il pubblico è ansioso di scoprire come si evolveranno queste dinamiche. La casa del Grande Fratello continua a essere un palcoscenico di rivalità e...